fare nomi, perché recupera quantità pubblicitarie importanti, quindi con la pubblicità lui copre ulteriormente i costi dell'abbassamento delle testate o delle testate a basso prezzo. La pubblicità è un fatto notorio, è un fatto che tutti gli analisti stanno raccontando, è sempre più spostata e orientata verso meccanismi che sono diversi da quelli della carta. Google e Facebook sono quelli che ormai incamerano quantità di risorse pubblicitarie enormi, e quella è la direzione verso cui in questi anni molti pubblicitari si sono orientati. Quindi il giochino: abbasso il prezzo, recupero pubblicità, io vado in pareggio di bilancio, guadagno lo stesso, quelli sotto vogliono ma sono cavoli loro, è un giochino che può andare avanti un pochino, ma ormai siamo anche lì verso la fine, non dura all'infinito, può salvarsi una testata 2-5, ma il sistema così comunque non reggerà. È uguale se lo regali, insomma, la pubblicazione. Quindi in questo sistema noi qualunque proposta deve avere due caratteristiche, secondo la discussione che ieri in direttivo abbiamo fatto. La prima caratteristica è che non deve creare concorrenza fra le diverse testate. Cioè, se si fa un'operazione non può essere fatta nei confronti di un editore e non di un altro, perché l'operazione deve essere immediatamente fatta nei confronti di tutti. Due, noi siamo un sindacato, gli accordi nazionali sono accordi privati tra organizzazioni sindacali, federazione editori o chiunque li faccia, ma sono accordi privati, non sono accordi erga omnes, per cui io sindacato faccio un accordo con te editore, quell'accordo vale per tutti. È sempre stato così in passato. Noi porremo una questione molto precisa: noi non abbiamo nessun diritto di rappresentare i rivenditori che non sono iscritti a Sinaggi. Quindi noi andremo a rappresentare i rivenditori iscritti a Sinaggi. Qualunque proposta noi faremo, qualunque soluzione, qualunque accordo troveremo, varrà per i nostri iscritti, che dovranno singolarmente sottoscrivere quegli accordi, perché noi non abbiamo nessuna intenzione di arrogarci il diritto di andare a trattare per persone che non sono iscritte a Sinaggi. Questo per noi deve valere per tutte le organizzazioni, ma io ovviamente parlo per l'organizzazione che rappresento. Noi non abbiamo il diritto non possiamo arrogarci il diritto di trattare per conto di chi non è iscritto alla nostra organizzazione, né tantomeno per conto di chi tutti i giorni dice che noi non serviamo a niente, siamo inutili, siamo pure schifo, perché poi... Certo, Giuseppe, questo è un argomento delicato, avrebbe bisogno di qualche minuto di approfondimento a partire da questa osservazione, perché poi gli ascoltatori capiscono una cosa per l'altra. Questo non vuol dire che in caso si raggiungesse un accordo, quell'accordo non può essere goduto anche da chi non è iscritto, chiaro il concetto? Noi chiederemo se raggiungeremo mai un accordo, esatto, noi chiederemo se quell'accordo vale per quelli che noi rappresentiamo. Certo. Noi un contratto con i lavoratori dipendenti tra le organizzazioni sindacali e la Confindustria, per esempio, viene poi sottoscritto dal ministro e diventa un contratto erga omnes, cioè quelle condizioni di base vengono applicate, perché è un contratto erga omnes, a tutti. Piaccia o no, viene applicato a tutti. Il nostro è un contratto privato. Piaccia o no, noi non possiamo farlo applicare né in negativo né in positivo a chi non fa parte. Poi, se altri sindacati, se singoli rivenditori dicono io sono disponibile ad accettare, esatto, le regole, quindi sottoscrivo, ma quello lo faranno loro singolarmente. Perfetto, chiarito questo passaggio, perché diventa importante appunto spiegare poi all'atto pratico, oltre giustamente quello che dici tu, quello che andrà a sottoscrivere il Sinaggi con questa clausola molto, molto chiara, che appunto poi, se i singoli edicolanti vorranno avere quello come punto di riferimento, potranno pretenderlo dalla controparte.
potranno pretenderlo, scusa, no, non possono pretendere nulla, nessuno può pretendere nulla a questo mondo. Se io voglio che ti applichi un accordo che un altro firma, andrò a trattare, gli dirò, io voglio che tu mi applichi quell'accordo lì. Quello che me lo deve applicare mi dirà, ma in cambio cosa mi dai? Mi dai le stesse cose, mi dai di meno, mi dai di più? Cioè, lui farà una trattativa per conto suo, perché sennò è comodo, Fabio, che ci sono persone che pagano delle organizzazioni sindacali che magari non si meritano neanche un centesimo, però comunque esistono, questi fanno discussioni, si spostano, perdono. Noi abbiamo il 95% dei nostri dirigenti, sono persone che vivono del lavoro che fanno in edicola, e quindi il tempo che ci mettono per venire a Roma, per andare in giro a discutere, è un tempo libero loro, non sono professionisti della politica. Allora non si può usare questa gente e poi dire, bene, tu ti sei fatto il culo, scusa, adesso i vantaggi li voglio anch'io. Mi dispiace, ma il nostro lavoro noi lo rivolgiamo a chi è iscritto alla nostra organizzazione. Gli altri si faranno, ognuno, la trattativa per conto suo. Poi qualcuno dirà che noi non siamo corretti, che non siamo democratici, può dire quello che vuole. Io sono stato eletto dagli iscritti dei Sinaggi, a loro devo rendere conto di quello che faccio, a loro rivolgiamo, noi come segreteria, come direttivo, tutte le azioni che noi facciamo. Dopodiché, se facciamo una cosa fatta bene, qualcun altro la vuole, o si iscrive, o altrimenti va a trattare da solo sperando di ottenere le stesse cose. Ma è evidente che se io ottengo un centesimo e un altro senza muovere un dito tiene un centesimo, la prima cosa che io farò con la Federazione Editore è quella di dire, se è così facile ottenere un centesimo, ne voglio quattro di centesimi. Quindi si aprirà una discussione. Il fatto che in questo mondo ognuno di noi si deve assumere la responsabilità di quello che fa e che dice. Allora non si può parlare male di Gentiloni e poi andare a chiedergli se gli si fa un favore. Tu non mi hai sentito parlare, ma io non sono un sostenitore di Gentiloni, nella maniera più assoluta. Ma io non mi sono mai permesso di parlare male di Gentiloni, perché è un soggetto che, perché il governo, lui rappresenta un governo con cui noi stiamo cercando di discutere per avere non dei privilegi, ma per far capire quali sono le condizioni della nostra categoria perché ci aiuti a non morire. Allora io non posso andare a parlare con uno e dire tu devi capire che la categoria cerca di lavorare per fare in modo che, e poi esco da lì, c'è, gli dico quello è un cretino, prima chiude il suo governo e meglio è, perché non è corretto, non si fa così. Allora gli iscritti a Sinaggi tutti i giorni, tutte le settimane pagano per mettere in piedi tutte le strutture. Noi quello che faremo lo faremo rivolto a loro, gli altri ognuno farà quello che ritiene opportuno, poi ci potranno criticare quanto vogliono, sono scarsamente interessato a critiche di chi è fuori dalla mia organizzazione sindacale. Benissimo, allora entriamo un po' più nel merito, premessa necessaria questa perché altrimenti poi potevano esserci parecchi fraintendimenti. Sì, la proposta quindi era quella di, non, ripeto, non mettere in concorrenza le testate fra di loro, di affrontare questa richiesta nostra all'interno di una crisi che si protrae ben prima del 2011, la crisi generale, è una proposta che possa aiutare l'intera filiera quantomeno a trovare un piccolo equilibrio. Ci è venuta in mente di questa la proposta seguente. Da fonti più o meno ufficiali emerge che gli atti di acquisto in Italia ogni anno sono circa 2 miliardi, atti di acquisto in editoria. Quindi vuol dire che in Italia tutti gli anni ci sono 2.000 testate, vario prezzo, varie condizioni, che passano dall'editore a un cliente attraverso il sistema distributivo, non ultima l'edicola che fa l'atto finale di vendita. Magari sono dati gonfiati, però diciamo che un 40% degli atti di vendita si riferisce ai quotidiani. Rimangono 1.200.000 atti di vendita. Vogliamo dire che 100.000 atti di vendita, 200.000 atti di vendita si riferiscono a canali diversi da quella delle edicole? Rimangono 1.000.000.000 di atti di vendita. Quindi vuol dire 1.000.000.000 di copie, di periodici, quindi escluso i quotidiani,
che tutti gli anni si vendono. Questo dato è un dato che ci si può arrivare da un'altra parte. Noi abbiamo su internet, so che Giancarlo è uno dei più grandi ascoltatori della nostra radio, lui va spesso a vedere i dati ADS. I dati ADS cosa ci dicono? I dati ADS intanto sono quelli che verificano la vendita di settimanali, quotidianamente, mensili, eccetera, ma verificano solamente una piccola quantità di testate, sono quelle maggiori sicuramente, ma non sono tutte, e quindi credo che ci siano una quarantina di settimanali. Se noi andiamo a prendere i dati di vendita di qualsiasi mese del 2017, ci rendiamo conto che tutte le settimane, compresi i settimanali allegati ai quotidiani, quindi da Io Donna al Venerdì, da Più, da Via a Uomo, cioè tutti i periodici settimanali che tutte le settimane vengono vendute, noi arriviamo coi dati ADS, cioè quelli di queste testate, a circa 5 milioni e mezzo, 6 milioni di copie la settimana, più i mensili, sempre con i dati di essi, anche questi basta andare su internet, si trovano con assoluta facilità. Noi abbiamo dai dati di essi all'incirca 300 milioni di mensili e settimanali che tutti gli anni si vendono. 300 milioni ovviamente non sono il miliardo che si diceva prima, ma se noi ai dati ADS settimanali e mensili aggiungiamo tutti i settimanali e mensili che non sono soggetti ad analisi ADS, di tutti i piccoli e medi editori che sono fuori da quel tipo di analisi, allora i 300 milioni vanno vicino ai 500, 550, 600 milioni. Dovrebbe arrivare a un miliardo però. È facilissimo. Tu chiedi a qualsiasi edicolante come si fa, come numero di copie vendute, arrivare da 500 milioni a un miliardo. Tu butti dentro tutte le figurine e le bustine che si vendono nelle edicole, certo, e arrivare al miliardo diventa facilissimo, anche perché oggi la cosa che si vende di più sono quelle. Quindi da qualunque parte io ci vada, vicino a quella cifra ci arrivo. Poi che sia un miliardo, 800 milioni, un miliardo e due, quello è il parametro di riferimento. Allora, se quello è il parametro di riferimento, il primo elemento che noi proporremo alla Federazione Editori è il seguente: richiesta di aumento del prezzo di copertina di tutte le testate periodiche, compresi tutti i supplementi dei quotidiani, pari a 10 centesimi. Noi riteniamo, abbiamo lavorato a lungo su questo, abbiamo studiato la cosa, abbiamo visto cosa è successo in passato. Se io aumento di 10 centesimi un quotidiano, la gente si incazza. Se aumento di 10 centesimi una pubblicazione di 50 centesimi, forse si arrabbia e ne prende una più cara, perché a quel punto la prende migliore. Però nella norma aumentare di 10 centesimi un periodico può far arrabbiare una persona su 2000, ma non succede nulla. Se tutte le testate hanno questa indicazione che devono aumentare a partire, che ne so, dal 1 gennaio di 10 centesimi di testate periodiche, allora non c'è una frattura sulla concorrenza. Quindi la prima richiesta è che tutti devono aumentare di 10 centesimi i periodici, e ovviamente se ci sono inserti settimanali gratuiti debbono avere non più la gratuità, ma un costo di 10 centesimi, perché deve valere per tutti i periodici. Secondo, questi 10 centesimi, che sono, se noi facciamo il conto, miliardo, adesso non mettiamo i numeri perché possono spaventare, sì, e portare fuori, però sono tanti soldi. La nostra richiesta è che questi 10 centesimi devono servire alla filiera, e quindi una parte di questi, tipo il 70%, deve essere ridistribuita alle edicole con un meccanismo a parte rispetto agli aggi. Io ho il mio aggio che rimane quello che è, nella mia bolla di consegna deve essere scritto che io ho un aggio pari a X, 19%,
24 per chi ha 24, il 18 per chi ha la defiscalizzazione, quello che è, più 7 centesimi per copia, in modo che ogni edicolante può vedere che ha venduto 10 copie di una cosa e accanto